non realismo credo che sia una pagina non solo indimenticabile, ma anche molto, molto speciale, molto particolare. C'è un incrocio di un momento storico, culturale, esistenziale per il nostro paese, così importante, la fine del fascismo, la riconquista della libertà, dei talenti, dei grandi talenti, e un cinema che era così centrale proprio nella formazione dell'immaginario di un popolo, no? Prima è stato il romanzo, poi è stato il cinema. In quegli anni il cinema lo è stato in maniera straordinaria. Poi dopo non abbiamo più avuto eventi politici e storici più alla portata, poi non abbiamo più avuto forse nemmeno quei grandi talenti, Rossellini, Visconti, ma soprattutto è cambiato il sentimento che la gente ha del cinema, cioè voglio dire c'è la televisione, c'è internet oramai, quindi il neorealismo è proprio quel punto di incrocio di massima intensità emotiva, insomma, di un'arte, qui in Italia soprattutto, quindi per noi è molto importante. Forse in passato si è troppo sottolineato l'aspetto, come dire, politico-culturale del neorealismo, no? La capacità di raccontare un'Italia distrutta, le macerie di questo paese. Io penso che a distanza di tanti anni la cosa più importante che ci viene da quel neorealismo è invece proprio lo sguardo, cioè non sono tanto importanti le cose, ma la capacità di guardarle con un occhio innocente, un occhio diverso, insomma, no? Cioè, quello che ti colpisce a rivedere questi film a distanza di anni è perché quei primi piani assolutamente semplici, elementari, senza movimenti di macchina, il primo piano di Rossellini resta così emozionante, cioè è un mistero, cioè come una magia che senti che non è legata tanto alla storia, è legata veramente a una relazione tra l'autore e la storia, l'autore e l'attore, che ti comunica un'emozione che lui ha forse dietro la macchina da presa, ma che arriva poi anche a te dentro, insomma, no? Cioè, c'è come un mistero nel cinema che Bazin ha colto più di altri nel neorealismo, no? Cioè, il neorealismo è quello che coglie dietro l'immagine, no? il sacro, il vero, il profondo dell'uomo, insomma, ecco, questa capacità dello sguardo cinematografico di guardare dentro di noi, dentro l'uomo, è una conquista stilistica che poi è diventata un'eredità per tante altre cinematografie. La cosa che colpisce è che ancora adesso ogni paese emergente che si fa cinema si rifà al neorealismo, cioè se uno pensa al cinema iraniano, se uno pensa al cinema cinese, tutti ti dicono il neorealismo, cioè per il neorealismo, perché il neorealismo è proprio quel cinema giusto per chi ha dentro ancora molte cose da dire, molte cose da vedere, molte cose da descrivere, da raccontare. Noi siamo diventati una cinematografia ormai forse troppo matura, anche come se deve ritrovare quella curiosità e anche quell'urgenza che c'è. Il neorealismo ti commuove proprio perché senti dentro quell'immagine l'urgenza di raccontare. È quel sentimento del cinema che ha il neorealismo, no? Cioè il cinema che serve, tra virgolette, no? Se tu intervisti Rosi, se intervistavi Rossellini, no? Ti dicevano che il cinema era un modo per aiutare le persone a capire qualcosa che non avevano capito attraverso delle immagini, attraverso un racconto, a capire il senso, un senso diciamo, che va al di là della descrizione delle cose. Oggi io credo che quella lezione vada rivissuta in maniera diversa, cioè una volta c'erano delle verità nascoste, pensiamo a Salvatore Giuliano, no? Cioè uno dei più grandi film del neorealismo, forse sono dei film ancora del neorealismo, insomma, che nasce proprio dall'esigenza di raccontare ciò che non si sapeva del caso Giuliano perché è stato tenuto nascosto da chi allora governava. Ecco, io penso che oggi noi non abbiamo più una verità che viene nascosta nei cassetti, ma che viene confusa, cioè la quantità di informazioni che ci viene soprattutto dalla televisione fa sì che tu perdi un filo di senso nelle cose, no? Quindi tu puoi cancellare una cosa non soltanto con l'assenza di informazione, ma con un eccesso di informazione che non viene filtrata. Ecco, io penso che il cinema possa e debba recuperare questo sentimento del senso profondo della realtà,
ricercando invece proprio quel filo in mezzo a questa miriade di informazioni, questo bombardamento di informazioni che dicono tutto il contrario di tutto, insomma. Quindi questo da un punto di vista, diciamo, culturale, da un punto politico, da un punto di vista cinematografico, io penso che quello che ti colpisce è che forse è una delle poche volte in cui un cinema è più avanti con le sue idee di ciò che può fare. Quando Zavattini teorizzava il pedinamento, no? Diceva, noi dovremmo fare un cinema che racconta la vita di un uomo per 24 ore, ma era assurdo, diceva una fantasia, tutti dicevano che era pazzo, era un visionario, sai, gli artisti, no? Invece lui stava parlando di qualche cosa che lui avrebbe voluto fare, ma non aveva i mezzi per farlo, non aveva il video, no? La tecnica è venuta dopo. Oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno contrario, cioè che abbiamo un grande sviluppo delle tecnologie, ma è come se gli autori, gli artisti non riescono a fare una riflessione sui linguaggi per utilizzarle in modo nuovo, insomma, per utilizzarle per creare qualcosa di nuovo. Quindi il neorealismo in questo senso anche è stato un punto di riferimento incredibile. Abbiamo avuto appunto autori come La Terra Trema di Visconti, no? La Terra Trema di Visconti è un'anticipazione del cinema diretto, narrativo, no? Che adesso è prevalente. È chiaro che Visconti non aveva i mezzi tecnici, doveva rappresentare, mettere in scena, anche se faceva del cinema con attori veri, con attori, diciamo, non professionisti, però quella ricerca ostinata di un rapporto nuovo con la realtà, dell'immagine con la realtà, è un patrimonio che ci viene dal neorealismo, che oggi che noi invece abbiamo dei grandissimi strumenti per poterla raccontare questa realtà, è come se invece ci disperdiamo nell'aspetto tecnologico e non cerchiamo di ritrovarne un senso da un punto di vista proprio estetico, insomma, narrativo. Ma a me quello che colpisce dei film che sto vedendo qui a Venezia, soprattutto per nei giovani autori italiani che vengono dal documentario, è questo tentativo di passare dal documentario al cinema, diciamo, di finzione con attori, attraverso un processo dove i confini tra questi due cinema sono più labili di una volta, no? È come se si lavora su questo, il rapporto tra cinema e realtà dentro l'immagine stessa, no? Ho visto il film di Caglianone, mi hanno parlato di quello della Costanza Quatriglio che ancora non ho visto, che appunto fanno questo lavoro, insomma, cioè l'importanza dell'immagine reale, però anche rendersi conto che anche un'immagine reale può essere finta, cioè nel suo senso, no? Tu la puoi manipolare, la puoi usare in tanti modi. Allora anche quel dichiarare, come si è fatto per troppo tempo, questa è la verità, perché questa l'abbiamo raccolta dal reale, è anche quello un pericolo, perché spesso il montaggio modifica qualunque elemento di realtà tu hai filmato, insomma, no? Quindi il problema non è mai un problema legato alle tecnologie. Adesso abbiamo gli strumenti per documentare la realtà. No, il problema è sempre quello dell'atteggiamento, credo, etico anche, no? Dell'autore, che deve testimoniare sempre il senso di quella realtà, perché non c'è mai la possibilità proprio di raccontare la realtà così com'è, e tu devi darne una sintesi, quella sintesi è tua. Quindi il problema è la capacità che tu hai di dare a quella realtà che hai raccontato e montato un sentimento che più corrisponda a quello che davvero tu hai percepito proprio quando l'hai vissuta quella realtà stessa, insomma. Ecco, credo che quindi oggi c'è una riflessione che è cominciata con il neorealismo, insomma, sul rapporto tra cinema e realtà, più complessa, diciamo, di quella che era allora, però la lezione, insomma, di quella ricerca di autenticità, di onestà che c'era dietro quei racconti, penso sia quella da conservare, insomma, anche al di là dei problemi nuovi che ci si pone. Un nuovo sguardo,